bello, non c'è nessuno. Io avevo paura che settimana di carnevale fosse pieno. Oh, l'albergo è pieno. 7 febbraio Qua sulle 2023. piste adesso non c'è nessuno. Favoloso. Perfetto. Questo sesto video avrebbe dovuto essere la discesa da Valbella fino a Bormio, ma Corso. mancando una clip, ci saranno solo le piste che sono in elenco Male. del titolo. Dovevo Mancanza aggiornare dovuta il ovviamente a un malfunzionamento, l'ennesimo, della GoPro Hero 11. ferito. Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60 fps Hyperview. Lo vanno a portare su uno che deve farsi la pista. Secondo me va a portare uno che uno in su per gli sci vuole farsi la discesa. E intanto siamo arrivati in cima con la seggiovia Fontanalunga Valbella. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto e reel e perché no anche su Twitter. Bello. D2 Raimont Rossa. Stavolta andiamo su questo versante di qua. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Punti belli, farinosi con tutta me. E mi piace strozzare la neve, scodare. D3 Raimont Rossa. Stradina di collegamento Raimont Rossa.
A1 Stelvio Rossa. Andiamo pista. Questa volta andiamo dritti sulla pista L Laghetti Blu. Andiamo a fare la genziana, vediamo com'è, spero un po' più illuminata di quando l'ho fatta ieri. Siamo arrivati a Bormio 2000 e siamo pronti per andare a fare la pista G Genziana Rossa. E voilà, come per magia siamo già sul tratto A4 della Stelvio. Si pattina. Senti che roba qua. Poi ghiaccio. Come vi dicevo all'inizio di questo video, la GoPro Hero 11 si è mangiata la clip, al cui interno ci sarebbe stata la discesa sulla pista genziana e poi il tratto di attraversamento della A3 per arrivare al Bosco Basso, e invece nulla, lo vedremo in uno dei prossimi video, perché per fortuna ho rifatto la stessa pista altre volte. E intanto siamo arrivati a Bormio, pronti per prendere la cabinovia che ci riporterà su. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questa giornata continuano, ciao, alla prossima!